morta nella camera iperbarica, non è intossicazione. Può essere un'infezione. Farei dei test al suo assistente. Era disattento, come stordito. E quello per te era un sintomo? È innamorato di lei, si è sentito sopraffatto e non sapeva che fare. Cosa ha fatto da quando è stata ricoverata? Si è portata qualche cosa nella stanza del trattamento? Soltanto una borsa, fiori e un elefante di pezza. Ti sembra il tipo di donna che ha bisogno di un animale di pezza? Chi stai chiamando? Oh, ma certo. Che cosa indossi? Ah, lo vedo cosa indossi. Vai da lei. Adesso vai a parlare con l'elefante. Dentro c'è una telecamera. Il motivo per cui Luca non sapeva decidere cosa fare è lo stesso che lo ha fatto esitare nella galleria. Gli è stato detto di non intervenire. Congratulazioni. Siamo diventati la sua ultima opera d'arte. Non dovrebbe sorprenderci. Tutti i suoi lavori si basano su traumi personali. Ha detto a Luca di prendere appunti, di filmare le cure e di raccogliere aghi e bende. Finirà tutto in una galleria. Beh, se il nostro sfruttamento è motivato, va tutto bene. Aveva una cisti al pancreas, l'abbiamo drenata. Perché discutiamo il caso? Lei ci ha mentito, è pronta a farci causa per negligenza. Il nostro lavoro ci espone a cause per negligenza. Chi ci dice che è veramente malata? Il fatto che sta male è un indizio? Si sarebbe fatta dare fuoco per amore del suo lavoro. Credi che la spaventi un po' di aritmia? Avrà sniffato il diluente. Si sarebbe fatta dare fuoco perché è onesta nel suo lavoro. Fingersi malata non è da lei. 13 ha ragione, almeno sulla conclusione. Il resto è ridicolo e sbagliato. Se si fosse causata una pancreatite o un infarto, sarebbe una suicida. Esatto, rischia la vita continuamente. Se volesse morire sul serio, sarebbe morta da tempo. Fingere di ingannare la morte rende più di un acquerello. Può essere Coxsackie B, ma fate un attacco spirale all'albero biliare per escludere i calcoli. Bene, io faccio l'attacco. Sono contento di venire con te. Grazie di avermelo chiesto. Dovresti stare a letto, ordine del dottore. Se ti preoccupassi davvero per me, non saresti così ovvio quando tenti di dimostrare che sbaglio. Ti sei offerto volontario perché vuoi farle un attacco ai polmoni, vuoi trovare una fibrosi e dimostrare la tua teoria del diluente. Se non vengo con te e fallisci, farai finta di niente. Direi che non ho molta scelta, vero?